questa scatolina si trova un hub USB dell'Abask con interfaccia USB tipo C e che ha la caratteristica di essere multifunzionale. Perché? Perché offre 8 funzioni diverse. Ma dopo la sigla vi mostro la recensione completa. Iniziamo dall'unboxing di questo hub dell'Abask. Aprendo la confezione si percepisce già la qualità dei materiali, ma vi mostro le connessioni di questo hub. Nella parte frontale troviamo 3 uscite USB 3.0 e l'HDMI 2K4K. A sinistra troviamo l'uscita Type-C e l'Ethernet. Nella parte posteriore troviamo il lettore di schede SD e microSD. Ovviamente poi troviamo un cavetto con l'interfaccia USB Type-C per collegarlo sia al computer che al nostro smartphone o tablet. Il materiale si presenta resistente e di qualità, in alluminio leggero e ben lavorato, ovviamente all'interno è schermato, avendo così una maggiore protezione dalle varie interferenze come Bluetooth e Wi-Fi. Utile soprattutto agli utenti dei MacBook che sono a corto di porte USB e grazie all'hub dell'Abask riescono ad ampliare le loro porte USB. Utile anche ai proprietari degli Ultrabook, che sarebbero i notebook più sottili, sempre meno dotati di uscite, e vi sarete accorti che oltre a non avere il masterizzatore DVD, molti non hanno nemmeno più l'Ethernet. E grazie a questo hub potremmo collegarci al nostro cavo Ethernet, oltre ad utilizzare varie pendrive e microSD contemporaneamente. Ma tra tutte le funzioni, adesso arriva quella che reputo la figata delle funzioni, e cioè la modalità desk, che si attiva collegando uno smartphone, come ad esempio un Samsung S9, come quello che abbiamo utilizzato noi, ma va bene un qualsiasi top di gamma come un S10, un Note, un Huawei, e dopo aver collegato questo smartphone attraverso la porta tipo C e dall'altra parte colleghiamo un monitor o una TV all'uscita HDMI dell'hub dell'Abask, si attiva la modalità desk, che assomiglia al sistema Windows, dove possiamo lavorare con Word, Excel o vedere semplicemente dei video con YouTube. Inoltre ci siamo divertiti ad aggiungere anche un mouse Wi-Fi, quindi basta mettere il ricevitore vicino all'hub, e una tastiera USB. In questo modo abbiamo completato la nostra postazione desktop. Ma nello stesso tempo possiamo inserire anche una pendrive nel nostro hub e lavorare così ai nostri documenti. E nello stesso tempo possiamo ricaricare anche lo smartphone. Quindi qua lo mettiamo a caricare, colleghiamo l'HDMI, ha il mouse, il telefono in carica e nello stesso tempo manda la modalità desktop. Mentre adesso vi mostro una funzionalità molto utile a chi ha uno smartphone con un display grande, meglio se avete un tablet. Colleghiamo il nostro hub Abask alla porta USB tipo C. All'hub colleghiamo una tastiera e un mouse USB, dei comuni dispositivi che utilizziamo tutti i giorni, ed ecco qui che possiamo utilizzare il nostro Android attraverso il mouse. Vedete come sto scrollando le pagine, è molto più comodo. Soprattutto ho messo lo smartphone in orizzontale per avere una migliore visuale, e per scrivere posso utilizzare la tastiera. Davvero comodissimo. Ed ecco che grazie all'hub dell'Abask possiamo utilizzare il nostro smartphone o tablet come un PC, un comune PC. È davvero pieno di risorse. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link per acquistare questo hub, ne trovate in commercio tanti e costano tra i 70 e 80 euro, mentre l'hub dell'Abask al momento costa solo 39,99 euro e la spedizione è gratis, ma ovviamente questo è il prezzo in cui registro, non so poi se aumenterà. Io lo consiglio, davvero utile in tante situazioni. Se avete apprezzato questa recensione potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!